Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra 6 giorni sarà Natale. Gli alberi, gli adobi, le luci ovunque ricordano che anche quest'anno sarà festa. La macchina pubblicitaria invita a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi domando, è questa la festa che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe Lui? Quali regali? Quali sorprese? Guardiamo il primo Natale per scoprire i gusti di Dio. Quel primo Natale della storia fu pieno di sorprese. Si comincia con Maria, che era promessa sposa di Giuseppe. Arriva l'angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà madre. Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio senza generarlo. Un figlio che, colpo di scena, arriva nel momento meno indicato, cioè quando Maria e Giuseppe erano sposi promessi e secondo la legge non potevano coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo invitava Giuseppe a ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva diritto, sorprende. Per non danneggiare Maria, pensa di congedarla in segreto a costo di perdere la propria reputazione. Poi un'altra sorpresa. Dio in sogno gli cambia i piani e gli chiede di prendere con sé Maria. Nato Gesù, quando aveva i suoi progetti per la famiglia, ancora in sogno gli viene detto di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il Natale porta cambi di vita inaspettati. E se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il cuore e essere disposti alle sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettabile. Ma è nella notte di Natale che arriva la grande sorpresa. L'Altissimo è un piccolo bimbo. La parola divina è infante, che letteralmente significa incapace di parlare. La parola divina divenne incapace di parlare. Ad accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del tempo o del posto o gli ambasciatori, no. Sono dei semplici pastori che, sorpresi dagli angeli mentre lavorano di notte, accorrono senza indugio. Chi se lo sarebbe aspettato? Natale è celebrare l'inedito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, che ribalta le nostre logiche e le nostre attese. Fare Natale allora è accogliere in terra le sorprese del cielo. Non si può vivere nella terra quando il cielo ha portato le sue novità nel mondo. Natale inaugura un'epoca nuova, dove la vita non si programma, ma si dona, dove non si vive più per sé, in base ai propri gusti, ma per Dio, e con Dio, perché da Natale Dio è il Dio con noi, che vive con noi, che cammina con noi. Vivere il Natale è lasciarsi scuotere dalla sorprendente novità. Il Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido divino che scuote la storia. Natale è la rivincita dell'umiltà sull'arroganza,
della semplicità sull'abbondanza, del silenzio sul bacano, della preghiera sul mio tempo, di Dio sul mio io. Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di noi. E fare come Maria, fidarsi docili a Dio, anche senza capire cosa Egli farà. Fare Natale è fare come Giuseppe, alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non è secondo i nostri piani. San Giuseppe è sorprendente. Nel Vangelo non parla mai, non c'è una parola di Giuseppe nel Vangelo. E il Signore gli parla nel silenzio, le parla proprio nel sonno. Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa, non una cosa già vista. Stare in silenzio davanti al presepe. Questo è l'invito per Natale. Prenditi un po' di tempo. Vai davanti al presepe. Sta in silenzio. E sentirai, verrai la sorpresa. Purtroppo però si può sbagliare festa e preferire alle novità del cielo le solite cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale dove al centro ci siamo noi e non lui, sarà un'occasione persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale. Non mettiamo da parte il festeggiato, come allora, quando venne fra i suoi e i suoi non lo hanno raccolto. Fin dal principio, il Vangelo dell'Avvento, il Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di non appesantirci in dissipazioni e affanni della vita. In questi giorni si corre forse come mai durante l'anno, ma così si fa l'opposto di quel che Gesù vuole. Diamo la colpa alle tante cose che riempiono le giornate, al mondo che va veloce. Eppure Gesù non ha incolpato il mondo, ha chiesto a noi di non farsi trascinare, di vegliare in ogni momento pregando. Ecco, sarà Natale se come Giuseppe daremo spazio al silenzio, se come Maria diremo eccomi a Dio, se come Gesù saremo vicini a chi è solo, se come i pastori usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. Sarà Natale se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori lucinanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene, ma non aiuteremo almeno un povero che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale. Un Natale ricco di sorprese, ma delle sorprese di Gesù. Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se le sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi.
Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale. Grazie.